Questo è un gesto simbolico che facciamo perché da quando l'attuale proprietà ha rilevato Roma 1 dal 18 settembre non abbiamo avuto nessuna risposta al tavolo sindacale né sui nostri stipendi che non riceviamo ormai da agosto scorso né sulle prospettive di Roma 1 sul piano industriale. Noi ci chiediamo come una realtà che ha fatto 20.000 servizi in 12 anni giornalistici e più di 10.000 ore di diretta sul territorio possa essere ridotta a questo punto. La crisi c'è. Roma 1 ha avuto problemi di bilancio, ma Roma 1 aspetta, come l'emittenza locale, aspetta degli editori coraggiosi che sappiano rilanciare un'emittente come Roma 1 che è stata sul territorio ormai da più di 10 anni. L'ultimo stipendio l'abbiamo preso a luglio, da allora non abbiamo più preso stipendi, ripeto, stipendi già decurtati, perché la solidarietà al 60% significa che noi in realtà costiamo all'azienda non più come 29 lavoratori ma come 16, questo già dal luglio 2014. Così siamo arrivati a questo punto a dover manifestare in piazza perché ci sono 29 lavoratori, 29 famiglie veramente in ginocchio ormai, siamo in solidarietà dal luglio del 2014, quindi abbiamo già fatto dei grandi sacrifici, ma questo evidentemente non è bastato. Fine settembre la proprietà è passata da Manlio Cerroni a Fabrizio Coscione, ci avevano garantito comunque che saremmo andati incontro, insomma, a una ripresa dell'azienda. In realtà da quel giorno non abbiamo avuto mai nessuna risposta al tavolo sindacale dall'attuale proprietà, né sugli stipendi né sulla richiesta che abbiamo fatto di un piano industriale. Perfino di eventuali tagli, questo sembra paradossale, ma noi siamo arrivati anche a offrire questo, come è normale nella dialettica sindacale. A fronte di questo non abbiamo avuto nessuna risposta, continuiamo ad essere molto preoccupati e a vivere questa situazione anche per noi, per, ripeto, per 29 famiglie, veramente ormai drammatica. Il silenzio di Roma 1 in realtà va ad allargare uno spazio di vuoto che si è creato nell'ultimo anno, in particolare negli ultimi 2 anni, con la scomparsa di numerose emittenti televisive. E, vabbè, con noi c'è tutte, ovviamente T9, che insomma è una televisione storica romana, ma voglio pensare anche ai colleghi, per esempio, di Rete Oro, Super 3, sono tante le televisioni locali che hanno dato informazione per tanti anni e che adesso non esistono più. Questo è accaduto quasi nel silenzio totale delle istituzioni, che forse prima o poi, sicuramente troppo tardi, si accorgeranno che non avranno più presso uno strumento per dare informazioni ai cittadini su quello che stanno facendo. La vedo, mannaggia.